Bonjour, bonjour, siamo di nuovo in questo paradiso che si chiama Cortina ed è stupendo, è una stupenda giornata, fa super super caldo, lassù c'è ancora neve sui monti, la vedete, non tantissima ma c'è e è bellissimo davvero, li sentite gli uccellini? Che meraviglia! Io sono in condizioni davvero pietose, devo mettermi un po' di collirio, ho gli occhi super 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 rossi, mi sono appena fatta la doccia quindi devo asciugarmi i capelli, ma non ho dormito praticamente nulla perché qualcuno, non nominerò chi, ha russato tutta la notte, io ho ancora questo brufolo osceno. Comunque, quindi sia Tomas che i nostri amici, perché siamo venuti qui con Valentina e Max, sono andati, Valentina è la mia amica che è anche dermatologa, e sono andati a sciare prestissimo, io invece ero distro, non ho dormito nulla, in più mi fa male il polpaccio, quindi non avrei neanche potuto sciare, neanche volendo. E adesso sto aspettando che ritornino, ho svuotato, ho messo a posto la tavola praticamente. E adesso vado ad asciugarmi i capelli, mi trucco e poi metto su l'acqua per la pasta, così quando arrivano insomma l'acqua già bolle e preparo il pranzo. E niente, questo è quanto, sono ancora abbastanza stanca, ma sarà una bellissima giornata perché qui è davvero stupendo, ragazzi. Cioè, svegliarsi con questo panorama è indescrivibile, è bellissimo. Ok, ho apparecchiato la tavola, anche Tommaso e i nostri amici dovrebbero arrivare tra poco. Quanto mi piace stare qua. Nel frattempo ho anche sistemato i capelli, che è incredibile, ma sono sempre, sempre molto più belli quando vengo in montagna in confronto a quando sono in città. Non so se è lo smog, l'umidità, ma è tutta, tutta un'altra storia, davvero. Sto pensando comunque di farli più, di scalarli un attimino, quindi di tagliarli, ma mantenendo la lunghezza, ma per non averli così piatti, quindi scalarli proprio poco poco, e poi vorrei farli ancora un pochino più chiari, anche se in questa luce mi sembrano chiarissimi, poi ho questi terribili baby capelli, però vorrei farli un pochino più chiari. Che cosa ne dite? Consigliatemi, mamma mia, senza trucco la mattina veramente sono, cioè sono terribili, è meglio che non mi filmo. E com'è andata allora sta sciata? Racconta. Beh, avevo sciato 2 ore, Sì? sì, era molto bello perché era un bellissimo tempo, diciamo un po' troppo caldo. Troppo Per caldo? questo periodo sì, sono 5 gradi di troppo. Ah, solo? No, dico, cioè veramente, veramente molto caldo. Però sei contento, Sì, sono pupetto? contento, ho sciato 2 ore, sono contento, ho sciato sulla pista più facile, ma Bravo, così il comunque, ginocchio non ti fa sì, male, ti fa male comunque, immagino. facciamone comunque, però comunque ho sciato e boh, sono contento. Bene, bene, E super, comunque siamo ben andati sulla fatta. pista quella più facile e comunque Che andavo per già. Tomas è una tortura non indifferente, andare sulle No, piste più facili, però ti dico che di mattina, assieme alla plebe. la mattina presto, la pista veramente era anche dura, era bella, era veramente compatta, bella. Veramente dopo invece a fine, quando sono andati via, era fofa la neve. Fofa? Siccome insomma Cosa si vuol dice, dire? È tipo era molliccia. molliccia, sì. Ah, beh, dai, l'importante è che vi siete divertiti. Là Sì, fuori sì. c'è Valentina. Vale, ti sto filmando, ma non mi vede. Ciao. Bene, dai, avete fatto bene. Bravi. Ok, finalmente si mangia. Siamo tutti molto affamati. E siccome non abbiamo il parmigiano, abbiamo grattugiato la mozzarella. Chissà se sarà buono oppure no. Posa, posa. Pozza? E adesso Tomas se la mangia Non vorrei tutta. farvi altro. Com'è, pozza? Sì, posa. Questo è metà metà, Tomas. No! Come no? Tu prendi poco? Brutto patatone! Ecco qua. Un po', dai. Ma guardalo. Ma guardalo. Questo qua. Ma e basta! Ma guarda te. A posto? Ok. Non è a posto, ma diciamo di sì, Buon dai. appetito. Buon appetito, ragazzi. Grazie tanto. E qui abbiamo preso il tiramisù, sì, che non è il Sì, tiramisquick di e Valentina, ma ce lo adesso, facciamo bastare, infatti, diciamo, adesso Valentina è ne mangerò occupata. solo io comunque. Non è vero? Sì, È sì. metà metà! No, Brutto ladro! non Vestito come esiste. Diabolic, Tomas. Come non Non esiste? esiste. Tu già mi hai rubato la mozzarella! Appena ti giri te lo mangi.
Ma ammiriamo, ammiriamo ragazzi la bellezza. Siamo andati ieri nella prosciutteria che fa il tiramisù e ce lo siamo, perché stavano chiudendo e noi, ma non possiamo restare senza tiramisù, e quindi ce l'hanno dato e ce lo siamo portati a casa. E poi dobbiamo riportargli i barattoli, però. Sì. Sì, però non è il tiramisquick. Non è il tiramisquick. Squicks. Squick, scusa, scusi, signor. Sì, perché ce ne sono di più. Ce ne sono di più, tiramisquicks. Dopo pranzato siamo andate a riposare un po', Valentina si è buttata un po' a letto, io sono venuta qui nella nostra cameretta, sì, che quando abbiamo ospiti li lasciamo sempre andare nella stanza più grande, perché noi siamo troppo troppo affezionati a questo, al nostro lettuccio con le lenzuola di flanella, ragazzi, ancora, perché qui la sera fa molto freddo, ieri c'erano 8 gradi di sera, quindi freschetto, e poi abbiamo tutto il nostro armadio in legno, adoriamo questa stanza, è davvero bellissima, ma tutta la casa qua a Cortina è davvero stupenda, fatta proprio stile così di montagna, con questo chalet tutto in legno, è tutto molto molto bello qui, mi piace sempre tantissimo stare qua. Ma io sono venuta un po' nella nostra stanza perché ho editato alcune fotine. E adesso, che tra l'altro in tanti mi chiedete se non le faccio più modificare dal fotografo, sì, ho sempre in mente di far modificare a lui le foto, però se sono foto magari molto semplici, così uso dei preset che ho comprato qualche giorno fa, perché sto cercando di rendere il mio Instagram molto sui toni pastellosi, sto cercando di editare le foto sempre allo stesso modo, però quando ho foto magari con dei panorami più belli, con delle... o magari vorrei farci delle modifiche speciali, le chiedo sempre a Daniele, il fotografo, il ragazzo, l'avete conosciuto, perché io non sono proprio in grado, e anzi i prossimi viaggi sicuramente chiederò a lui di darmi una mano, perché tante volte quando le foto sono, cioè hanno tanto tanto potenziale, se le modifico io non sono brava, ecco, devo farlo fare a qualcuno che è appassionato, che lo fa di lavoro, appunto, come Daniele. E invece io sono al computer perché sto oggi voglio testare un nuovo programma di montaggio. Allora, questo, sapete che io voglio sempre essere molto chiara e trasparente, questa è una collaborazione perché sono stata contattata da loro e mi hanno chiesto se volevo provare questo nuovo programma di montaggio, visto che io sto avendo grosse difficoltà con Adobe Premiere Pro. Ho voluto provarlo perché non so come mai, e anche questo è uno dei motivi per i quali voglio cambiare computer, perché Adobe Premiere Pro mi si impalla sempre tantissimo, ogni volta che velocizzo il video, ogni volta che sì, soprattutto quando velocizzo il video si impalla completamente, devo saltare tutta la parte e nel montaggio non riesco proprio a vederla, quindi adesso voglio provare questo nuovo programma di montaggio che si chiama Movavi Video Editor. Oh, lo metto a fuoco la mia videocamera. Ok, Movavi Video Editor, questo è il 5 Plus ed è molto molto semplice da utilizzare, lo sto testando per la prima volta, ma vi devo dire che è davvero molto facile, qui ci sono tutti i vari tools da utilizzare. Ma la figata in realtà più grande di questo programma di montaggio è che io non ho mai avuto un'opzione del genere, che si può direttamente dal programma di montaggio caricare il video su YouTube, quindi questa è una figata pazzesca che devo assolutamente assolutamente testare, perché sarebbe mi taglierebbe le tempistiche di lavoro tra virgolette di parecchio, e ci sono un sacco di transizioni, filtri e titoli eccetera, quindi un sacco di cosine nuove e speciali che ha soltanto questo programma, quindi voglio giocarci un pochino. Queste sono le immagini che ho filmato oggi qui a Cortina, ma voglio giocarci un pochino per capire, perché essendo così semplice va benissimo sia per, oddio questa ero io prima, mamma mia, oscena, beh voi questa parte l'avete già vista di me che chiacchiero, però essendo un programma fatto apposta per chi non è bravissimo, per chi comunque è agli inizi, insomma non è fatto apposta ma va molto molto bene perché è molto chiaro e semplice da utilizzare, secondo me non è neanche troppo pesante come programma e quindi non mi dà problemi di cioè non si impalla, in poche parole. Io cerco di parlare molto professional e poi invece devo spiegarvelo molto tranquillamente, e mi interessa vedere anche i filtri e provarli sul paesaggio, non è affatto male. Vediamo un po'. Oil painting, che figata. No, vabbè. Sharpen, proviamo Sharpen.
Wow, beh sì, l'avete vista la differenza? Aspettate, vediamo. È la prima volta che lo uso ed è veramente molto molto... Guardate che figata, il filtro Sharpen non l'avevo mai visto, ok, così. E poi applichiamo il filtro. Tadan! Si vedono molto molto meglio tutti i dettagli del panorama ed è tutto molto più sharp, quindi è molto più nitido. Figata assoluta, figata, e qui ci sono tutte le filtri, color filters, ma va che figata, oddio, ce ne sono anche tantissimi, flying objects, no vabbè, si possono aggiungere sticker, che carini, no vabbè, una roba del genere non l'avevo mai vista, adjustments, qui si possono... ovviamente modificare, figata, devo farci un po' la mano ma secondo me vale la pena, queste sono le transizioni, sì che carina, no sono contenta, mi sta piacendo questo programma, ripeto ho appena iniziato questa collaborazione con loro quindi devo, mamma mia che fermo immagine, torniamo sul paesaggio che è con quel brufolo davvero, e quindi sto appena iniziando ad utilizzarlo questo programma, però per ora mi piace davvero tanto. Una cosa però ancora più interessante sarà vedere poi quando creerò il file per capire quanto tempo ci metterà, perché se è davvero così veloce voglio assolutamente passare questo, perché di solito aspetto un'ora, dipende da quanto è grande, da quanto è lungo il video che sto creando, però a volte per video parecchio lunghi, i miei sono tutti tipo da 20 minuti a tre quarti d'ora i miei video, lo sapete, mamma mia questo ciuffo terribile, e quindi a volte la creazione del file mi prende un'ora e un quarto, un'ora e mezza, un'ora, quindi sono molto lunghi, se con questo riesco a dimezzare i tempi sarebbe top, top davvero, abbandono tutti gli altri programmi e uso solo questo, e tac, devo dire molto molto semplice, mi è piaciuto un sacco, e adesso, ok, poi il resto, questo volevo solo fare una prova, il resto proveremo questa sera quando andrò ad editare questo video, oppure domani, devo vedere un attimino come siamo messi, non voglio influire troppo sul weekend degli altri, quindi... cerco sempre di magari mettermi al montaggio quando gli altri vanno a dormire, roba del genere, poi sono tipo distrutta la mattina. Però questo è... non vedo l'ora che mi ricrescono questi capelli, mamma mia che fastidio! Forse non dovrei vedermi mentre filmo perché poi finisco per sistemarmi costantemente. Comunque adesso vado a truccarmi e poi usciamo, andiamo a fare un giretto in centro. Fai vedere l'outlet? L'outlet? L'outfit? Ah, descrivici il tuo outfit. Allora. Allora. Devo scrivere anche le marche o... No, beh, se vuoi, dai. Beh, perché non si capisce già, eh? No. Tomas fa il figo a Cortina, guardatelo. No, ma dai, ma... Vai, allora, descrivi. Oggi sono principalmente vestito di G-Star. Ah, ok. Quindi, pantaloni. Sì. E maglietta sopra. Sì, ci dica. Le ciabatte sono anche molto stylish. Maglia a maniche lunghe. Ah. Uh-huh. E poi cinturone di Louis Vuitton. Cinturone? Della sezione donna. Perché mi è piaciuto tanto e l'ho preso. Sì, perché non la fanno di questo colore da uomo. Però davvero devi cambiartela quella cinghia e metterne una normale, perché avere il logo LV... No. Perché? Non so, sa un po' di finto. Sì? Sembra falsa. No, non lo so. Tu volevi cambiare la cinghia inizialmente. È stata una tua idea. Mi piace molto questa pittura. Sì. Bella. Beh, sta molto sì. Bene. Sì, molto, molto, devo dire, votate l'outfit di Tomas da 1 a 10 nei commenti senza calcolare queste ciabatte, da folletto di Natale, queste sono le ciabatte degli aiutanti di Babbo Natale, i folletti che lavorano nella fabbrica di Babbo Natale, sei pronto? Io ero già pronto per andare a fare la passeggiata, lo sì. So, io e noi vogliamo andare a fare shopping. Sì, ma se ste qua tutto il tempo. E vabbè, mi sto truccando, adesso finisco di truccarmi e andiamo. You're trucking? Lento. Tu. Lentix. Lentix. Ok. Lentix. Okay. Guarda lì, che belli caprioli. Dov'è il terzo? È andato giù. Peccato che non abbiamo niente da dargli.
Che belli che sono. Guardalo, sì. Sta aspettando, perché di solito i vicini gli danno da mangiare, sì. Ma oggi non c'è nessuno, mi sa. Ah, c'è la signora là. Però non ha cibo, credo. Ciao! Guardalo, guardalo. Giù. Questo lo sto aspettando ancora. Che belli. Il culetto bianco. No. Vedi che hanno il culetto bianco? Ah, il culetto, sì, sì, quello, sì, sì, ovvio. Tutti marroni, un poco bianchi. Sì, perché così come così li vedono, si vedono anche subito. Sì? Sì, che con il culetto bianco si vedono. Che bello, bellissimo. Sì. No, adesso starà per raggiungere gli altri. Sì, infatti. Ogni tanto si gira per vedere se abbiamo qualcosa. Sì, ce l'ho qua. Che eleganza, c'ho, vailo, vailo. Fare i fighi per Cortina. Alla Max con gli occhiali. Hola, ciao, come sei qua? Ehi, ci fanno concorrenza qua, Vale. Io vi faccio vedere, sono vestita come una barbona con la Louis Vuitton. Sì. State a vedere. Barbona con la Louis Vuitton. Osceno, osceno. Ma mi sono dimenticata una giacchetta marrone, una roba che ci potesse stare. E quindi questo è il mio outfit del giorno. E poi ho... le Gucci, che ormai ho da un bel po', ma continuo ad adorarle, inspiegabilmente sono rimaste bianche. Qui siamo venuti a fare un po' di spesuccia. Tomas ci sta facendo lezioni di triestino, grazie Tomas, meno male che ci sei tu. Diciamo è aperto, lui si dice Zeverto. Tomas. Siamo venuti a fare un giretto per il centro, non si vede ma là dietro c'è la montagna che è tutta rosa perché sta calando il sole. Scusi signor, spottapan. 3200 metri. Ah là là. E quello? Adesso qua non si vede, come qua dietro c'è la Tofana. Altezza? 3244. E santo cielo. Sì, quella ci sono tre comunque. Ah, scusa. Scusami che sono ignorante. 3244 è quella centrale, mi sembra. Ah, perché ha tipo tre punte? Sì. Dove lo mettiamo col cellulare? Non so. Perché Tomas sta cercando di appiopparlo a me, però siccome ho la borsa piena e non mi sta. Se no chiederò alla Vale. Ah, ecco, immaginavo. Vale! Vuole appiopparti il cellulare di nuovo. Il cellulare. Guardate che colori meravigliosi, il tramonto, tutte le nuvole rosa sono bellissime. Qui c'è la luna che non so se si vede. Ah, sì, si vede. Wow, che bello. I pipistrelli sono un po' meno belli però. Abbiamo fatto piccolo aperitivo con Tomas che ha già finito praticamente tutto. Dai. Salame, formaggio, qui abbiamo uno stracchino di bufala che deve essere buonissimo, anzi è buonissimo, prosciutto crudo e snack. Adesso vediamo Max, molto esperto, sì, che ci aprirà lo champagne. Qua, colpa mia adesso. Occhio che non sfondiamo il soffitto. Con che maestria e con che... esperienza. Abbiamo mandato i ragazzi a prenderci il tiramisù, sì! Che alla fin fine ci siamo abbuffati talmente tanto con l'aperitivo che non abbiamo più fame, quindi non ceneremo. Ci è bastato questo mega aperitivo e abbiamo tra l'altro quasi finito lo champagne. Anzi, abbiamo finito lo champagne, incredibile ma vero. Insomma, neanche tanto, sinceramente, molto prevedibile. E adesso, in realtà, abbiamo fatto il tè caldo con le mie tazze preferite, che sono queste con le renne e con la sciarpa. Anche se siamo quasi a maggio, comunque, diciamo che in montagna ci sta, amo. E adesso è ancora bollente, in realtà, quindi voglio lasciare ancora un po'. In infusione, che ha un profumo buonissimo. E poi guardate un po' che cosa ho qui e mi son portata. Tadam!
la candela, my jolly candle. Fanno tanta tanta atmosfera e sono buonissime. E tra l'altro, io non lo sapevo, però, cioè non me lo sono chiesta in realtà, però ho notato qua che sono 100%, se mette a fuoco, 100% vegetale, 100% naturali sono, quindi un motivo in più per amarle. E questa è il profumo di glacé, vaniglia glacé, ci sono tutti i fiori e la vaniglia disegnata con il gelato. Questa è la prima volta che la accendo, che la brucio, quindi sono molto curiosa. Il profumo così già da annusare, da spenta, è buonissimo. E questa è, lo sapete che queste sono delle candele speciali, le conoscete bene ormai perché ne parlo sempre, poi sapete che è un brand con il quale io lavoro, quindi ci tengo ad essere sempre molto chiara riguardo questo con voi. E queste hanno, ognuna all'interno ha un gioiello in argento con cristalli Swarovski. E questa, andiamo a vedere un po', questa, eccolo qua, c'è indicato il tipo di gioiello, lo vedete, sta qua, e questa ha all'interno un pendente, quindi un ciondolo da mettere sulla collana. Che figata! Ma la figata ancora più grande di queste candele è che una ogni tot all'interno ha un gioiello in oro bianco con diamanti, quindi io sto sperando di trovare il gioiello in oro bianco con diamanti, però devo dire che anche quello in argento con cristalli Swarovski non è niente male, eh? E quindi, tra l'altro, ho notato che hanno questa linguetta e si può aprire così molto semplicemente. Ta-dan, ta-dan. Eccola qua, ha un profumo, ragazzi, divino, divino. Io ne ho una sul mio comodino a casa e anche quando non è accesa mi profuma tutta la stanza, è incredibile. Ma adesso vado ad accenderla, che buona. Ta-dan, ta-dan, accendiamola assieme. Voilà, in realtà mi piace un sacco il profumo, ma io sono sempre molto ansiosa di arrivare al gioiello quando brucio queste candele. Un profumo buonissimo. E secondo me, tra l'altro, perché mi chiedete in molti consigli sulla festa della mamma, sempre consigli cosa regalare alla mia migliore amica per Natale, al mio ragazzo per San Valentino, adesso mi state chiedendo in tantissimi che cosa regalare alla mamma, e secondo me questa potrebbe essere una buona idea, perché appunto non solo profumano la casa, volevo richiuderla, eccola, non solo profumano la casa e sono molto belle e arredano bene la casa, ma sono anche speciali, perché appunto all'interno poi c'è questo gioiello e potete scegliere voi direttamente dal sito se prendere una candela con all'interno un anello, se prendere una candela con all'interno un bracciale oppure un ciondolo, lo scegliete voi. E quindi questa è la My Jolly Candle del giorno, che mi sono portata anche a Cortina, glacé vanille, buonissima. Ok ragazzi, sto per togliermi il trucco, mi sono detta, mentre mi tolgo il trucco sto parlando piano perché Vale e Max sono andate in stanza, quindi non credo che staranno già dormendo, però non voglio comunque disturbarli. E ho messo la videocamera, vi dovreste vedere, c'è tipo una montagna di Swiffer, scatola delle pastiglie per la lavatrice, Domopack, Living, cioè ho messo tutto scatole, roba di che ho trovato qui nel bagno, in modo da alzare la videocamera. Ho messo tipo 50 scatole sotto per far stare la videocamera alla mia altezza. Comunque voglio, non credo di essere riuscita a filmare tantissimo oggi, ma come sapete non voglio, quando siamo con amici così, non voglio mai puntargli troppo la videocamera in faccia, perché magari loro lavorano durante tutta la settimana e poi nel weekend voglio che si riposino, non voglio stare lì tutto il tempo con la videocamera, quindi un po' ho filmato ovviamente, ormai sono abituati, però non voglio mai esagerare, quindi perdonatemi se in questo vlog non ho filmato tantissimo, non so quanti minuti avrò di video, però ecco, scusatemi se sarà breve, o forse non sarà breve, non lo so, ma forse non sarà lungo come gli altri vlog, perché appunto in certi momenti quando si chiacchierava così non volevo tirare fuori la videocamera, tipo guastate, tipo comunque se non altro mi piace però concludere le giornate quando posso, momento struccaggio, momento taking my makeup off e sto qui davanti alla videocamera, chiacchiero un pochino con voi. In molti mi dite che strofino troppo la pelle perché quando mi strucco diventa tutta rossa. No ragazzi, io posso usare il tocco più leggero e delicato che la mia pelle comunque diventa rossa. Purtroppo non ci posso fare niente, la mia pelle è che così. Oggi tipo al supermercato, non so se si vede,
ma ho colpito leggermente uno spigolo di una corsia del supermercato, insomma c'è niente, mi è venuto il livido, cioè io non so, assurdo. Comunque, lo vedete, già mi sta diventando rosso l'occhio, eppure ho fatto delicati, cioè è proprio la mia pelle che è così. Quando vi dico che è super super delicata, non scherzo. Ci sono persone che dicono, io ho la pelle delicata, e poi non è vero per niente. E io le invidio, perché in realtà non è tanto figo avere la pelle delicata, non è una cosa figa, è una sfiga abbastanza grande, sinceramente. Per esempio in inverno ho sempre il naso rossissimo e sembro tipo un ubriacone. Comunque, questo è stato il nostro sabato, domani ci svegliamo tardi e andiamo, se Tomas e Vale e Max si svegliano prima di me, vanno a farsi una passeggiata oppure fanno colazione. Gli ho detto che non c'è nessun tipo di problema se non faccio colazione e andiamo direttamente a pranzo. Io preferisco dormire un po' di più e poi andiamo. Allora, hanno dato in realtà temporali e tempo bruttissimo, però domani nel pomeriggio, domani invece mattina, ora di pranzo, dovrebbe essere bel tempo, dovrebbe esserci il sole e quindi andremo nel lago di, oddio, come si chiama? Mi sono già dimenticata. Però è proprio qui, a Cortina, a pochi chilometri da casa nostra, e c'è questo ristorante stupendo sul lago, quindi dovremmo andare lì a pranzare. Però, ripeto, siccome hanno dato temporali, non so in realtà come sarà la situation domani. Credo che dovremmo alzarci, vedere un attimino. Ovviamente dobbiamo fare prima le valigie, che tra l'altro non vi ho fatto vedere, ma ho usato per la prima volta ieri per venire qua il mio trolley nuovo Louis Vuitton. Sono troppo contenta, devo dirvi che è molto molto comodo, ci sta un sacco di roba, però non posso ampliarlo perché essendo rigido non posso esagerare e renderlo tipo ricurvo, tipo vetro, come facevo con l'altra mia Samsonite, quella che, perché quella valigia era più morbida, no? Questa è proprio rigida, però mi piace perché protegge bene quello che c'è all'interno. E comunque non la imbarcherò assolutamente mai, perché alcuni mi hanno scritto, oh, ma la imbarchi, ma sei matta? No, 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 questo sarà sempre il mio bagaglio a mano. L'ho presa appunto delle misure consentite nelle cabine degli aerei, non la imbarcherei mai assolutamente. Questa non la perdo d'occhio un attimo, ci mancherebbe altro. E sì, in realtà volevo raccontarvi una storia, vabbè. Me ne succedono talmente tante di storie assurde, ragazzi, che se dovessi stare qui a raccontarvi tutto. Comunque, lo sapete che anni fa c'era una persona che si spacciava per me e andava a contattare i brand di trucco e di moda, promettendo contenuti sui miei canali in cambio di merce. E tant'è che io sono stata avvisata dalle aziende, sono dovuta andare alla polizia. All'epoca abitavo ad Amsterdam, quindi è una cosa purtroppo nota. E adesso che cosa mi è successo? Qualche giorno fa mi chiama Goran, in realtà è il figlio di Goran Franzè, mi chiama e mi fa, ma Nicole, tra l'altro quando io stavo male, peraltro, quindi lui lo sapeva che stavo male e gli è sembrato un po' strano, e fa, lo chiama una ragazza e dicendo sono Hussein Nicole, e lui fa, ma Nicole, perché non gli sembravo io dalla voce, ci conosciamo bene ormai, mi fa. E questa ragazza fa, sì, sono Nicole Hussel, e lui, ma la youtuber? E lei, sì, sono io, Kiss and Makeup 01. Da premettere, non ero assolutamente io, ok? Io ero a casa, stavo male, non avevo neanche voce e non pensavo minimamente di chiamare Goran in quei giorni perché appunto non mi sentivo bene. E poi lui fa, ah, Nicole, ciao! No, sapeva che non ero io, perlomeno se lo immaginava, però le ha chiesto ugualmente, ah, ciao Nicole, cioè, rendiamoci conto. E dimmi, ebbene, questa ragazza gli ha detto con una grandissima faccia tosta, che ragazzi, boh, adesso vi spiego, gli ha detto con una grandissima faccia tosta, senti tu, preparami due impacchi, due balsami, lo shampoo, il Premier Repair, lo spray, insomma tutti i prodotti della gamma di Goran. E io domani mando qualcuno alle 16 e mando questa persona a prendere tutte queste cose naturalmente gratis. E Franzè ha risposto, va bene, mi sembra strano, ma va bene. E dopodiché ovviamente mi ha telefonato all'istante, mi fa, ma sei tu, cioè ho ricevuto questa telefonata, non mi sembravi tu, ma cosa sta succedendo? Ho chiamato qualcun altro per te, gli faccio, no, veramente non ero assolutamente io. Vorrei anche specificare che io non chiamo né il mio parrucchiere né nessun altro dicendo preparami questo, che io passo e prelevo gratis, cioè non esiste. A parte che
ho un sacco di prodotti a casa e non ho necessità di andare ad elemosinarli in questo modo, però voglio dire, se anche non li avessi a casa me li andrei a comprare, non faccio queste cose. Quindi ci sono rimasta davvero di stucco, anche perché io vorrei dire a questa ragazza, a questa persona, che poi non si è presentata, io gli ho detto a Franzia, ho detto guarda, alle 16 stai lì e vedi di capire un attimino di chi si tratta, cioè cerca di prendere nome e cognome, perché non è normale, cioè questa ragazza, ma comunque anche tutti quelli che si mettono a fare queste cose, devono capire che non è legale. E non è legale spacciarsi per un'altra persona, nome, cognome, nome, che tra l'altro io ci lavoro, ok, con il nome di Kiss & Make Up 01, quindi tu ti stai spacciando per una società e prometti servizi in cambio di merce, quindi, ripeto, non è affatto legale e io rimango sempre più allibita. E ripeto, questa persona poi non si è presentata, oppure se si è presentata non ha avuto il coraggio di dire sono stata io a telefonare, eccetera. Io però ci sono rimasta malissimo, ma seriamente malissimo. Che tra l'altro sono successe delle altre cose sempre in quei giorni, ma siccome la faccenda non è finita, su quello vi aggiornerò a breve, però questa cosa, ecco, appunto, mi ha lasciato alquanto perplessa. E spero che non accada più, ecco, anche perché, voglio dire, ti beccano sempre, se ti metti a fare queste cose può andarti bene una volta, la seconda vieni sgamata e paghi le conseguenze, anche perché io con Francè avevamo parlato anche di chiamare i carabinieri, quindi questo comunque è quanto. E spero che non succeda più, anche se molto probabilmente continuerà a succedere, perché succede veramente di tutto. Io di tante cose nemmeno vi parlo, perché sono magari faccende un po' più delicate. Per esempio, appunto, ne ho una che è in corso, ma vi spiegherò tutto più avanti, quando questa faccenda sarà finita, perché la cosa ha del paranormale quasi, ha dell'incredibile. Comunque, questo è quanto. Io ho praticamente finito di truccarmi, di struccarmi, e adesso sciacquo il viso, lavo i denti e vado a nanna. Quindi, ragazzi e ragazze, spero vi sia piaciuto questo video, davvero scusatemi se non ho filmato tantissimo, mi sono sentita un po' in colpa, devo dire la verità. Comunque, domani lo edito, voi questo video lo vedrete lunedì, quindi noi ci vediamo domani, che è martedì, con un nuovo video. Bacio grande, vorrei farvi salutare anche da Tomas, ma era distrutto, sta già dormendo, quindi... Un bacio grandissimo, ciao, a domani!